Sì, guarda, sti giorni quasi sta 93 anni della Leonilda Fellini e l'ha detto così: dove il cuore il vol, le gambe le porta. Ora volendo si porta avanti l'italiano. Che se quei bilingue perché sa parlare e capire, e che se quei bilingue che non sa parlare ma sa capire. E sa il portoghese e anche sa capire l'italiano. E come l'italiano è in te a testa di tutti, se no con tutte le parole, con grande parte delle parole, anche se sia poche parole, ma le parole affettive del sentimento e del cuore, allora è sicuro che quei che lo sa poco può impararlo un poco di più e quei che lo sa tanto può insegnarlo a quei che lo sa manco. Allora siamo sicuri che portiamo avanti questa lingua perché è la unica che può tradurre la nostra esperienza immigratoria, culturale e familiare. Qua in Rio Grande del Sul noi abbiamo ricevuto più o meno 100.000 italiani, di questi si è venuto fuori 2 milioni e mezzo di discendenti che si sono in Rio Grande del Sul e tanti altri discendenti al Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás. E possiamo dire che in Rio Grande del Sul di 2 milioni e 600.000, tutti i 2 milioni e 600.000 lo capisse. Forse 1,5 milioni e lo parla fluentemente senza nessun problema. E altri lo sa parlare poco, forse non sappia far su una frase, un periodo completo. Ma possiamo dire che 2,5 milioni e lo capisce questo che è importante. Durante la grande immigrazione, quella del 1875, fin la prima guerra, soprattutto, poco dopo anche fino alla seconda guerra, siamo in Brasile più o meno 26 milioni di discendenti. Stati del Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, un poco Spirito Santo e porta avanti l'italiano, che è il dialetto che noi anche diciamo di estrazione veneta. E altri stati un poco manco, ma più o meno di questi 26 milioni possiamo dire che capire praticamente il 90% lo capisce. Allora siamo in una situazione privilegiata perché si porta sempre più l'italiano nelle radio, nelle tv e soprattutto nei giornali, nei libri, nelle pubblicazioni, nelle riviste, e se lo parla a casa, delle feste, le messe in italiano. E allora invece di essere una lingua che muore, è una lingua che sopravvive e vive. A Francia, anche il Brasile, lui dice che la lingua ufficiale in Francia è il francese e in Brasile è il portoghese. Ma non dice mia Costituzione che non si può parlare altre lingue. Ma in pratica, nel momento della campagna di nazionalizzazione del Stato Nuovo, che dicevano altri, si sta proibito parlare qualsiasi lingua straniera, anche importare libri in lingue straniere. Ma non è stato proibito insegnare lingue straniere, che è anche un contrassenso. E questo ha portato dentro gli italiani una vergogna di essere italiano e di essere italiano, come anche di essere tedesco e parlare il tedesco. E come se non ti sei in Brasile e non ti parli portoghese, una reprensione, allora noi siamo stati condannati due volte. Prima per la patria brasiliana, perché non sapevano parlare portoghese, e adesso se l'Italia insiste in disconoscere l'italiano come vera lingua, perché allora saremo condannati anche dall'Italia.